E allora dovremmo avere adesso in diretta telefonica Riccardo Sciartur. Dici che cosa sta accadendo in queste ore? Adriana, ci sono scontri violentissimi qui a Piazza Tahrir, l'epicentro, come sapete, della rivolta del Cairo. Si sono presentati questa mattina decine e decine di migliaia di manifestanti a favore del presidente Mubarak, un fiume umano, che dopo una breve attesa si sono presentati all'imbocco della piazza, incanalati, bisogna dire, dai militari che avevano chiuso con i carri armati tutti gli accessi tranne uno. E da quell'accesso sono entrati, c'è stato un confronto che è durato alcuni minuti a contatto proprio dei due gruppi, i dimostranti contro il presidente che erano in piazza e quelli che arrivavano da fuori. Poi è partita una sassaiola violentissima, uno scontro con sassi, bastoni, bottiglie, qualsiasi cosa, ci sono stati molti feriti, ne ho visti portare via. Adesso, mentre sono venuto un po' indietro, mentre vi parlo, vedo che ancora continuano ad attirarsi sassi. A un certo punto i manifestanti a favore del presidente Mubarak hanno caricato con i cavalli, sono venuti a cavallo, a dorso di cavalli e di un dromedario, almeno un dromedario, tirando bastonate a destra e manca. Poi questi, come li vogliamo chiamare, cavallerizzi, sono stati disarcionati dagli avversari, pestati a sangue e trascinati via dal servizio d'ordine proprio davanti a noi, che li ha sottratti al linciaggio. In questo momento la situazione è questa: nelle prime file continuano a tirarsi sassi intorno ai carri armati dell'esercito, che non fanno niente. Più indietro la gente si è fermata a pregare nella piazza, e poi intorno a, qui nella piazza, i ragazzi che hanno preso questi cavalli li portano in giro in parata. Una situazione assolutamente molto 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 tesa. Ci sono decine e decine di migliaia di manifestanti a favore del presidente nelle strade intorno. Le due schiere ovviamente sono disposte a tutto, ma non a cedere, e evidentemente questo paese è sull'orlo della guerra civile, ed è una carta molto pericolosa quella che ci sembra di poter dire ha giocato il regime portando in piazza i suoi sostenitori. Come sapete, ieri sera il presidente Mubarak aveva fatto delle aperture all'opposizione, aveva parlato di nuove elezioni, cambiare alcuni articoli della Costituzione, aveva promesso che non si sarebbe ricandidato alle prossime elezioni presidenziali che sono previste in settembre, ma alle opposizioni questo non basta, le opposizioni vogliono, e soprattutto la gente che è in piazza, al di là dei partiti, dei leader, ma la gente che è in piazza vuole che il presidente se ne vada, un confronto che non si sa dove e come potrà portare a una soluzione. E per cui per adesso è tutto, siamo sempre in Piazza Tahrir, le immagini le vedrete purtroppo nella prossima edizione alle 19, Gianfranco Botta ha ripreso tutto. A te, Floriana.